il significato profondo dello stesso è appunto un abbruttimento complessivo di questo territorio, la rimozione di quelli che sono i corpi sani che ancora esistono e resistono, i temi dell'antimafia, i temi della partecipazione, i temi dell'attivismo sociale, civico, studentesco sono parte del DNA costituzionale del nostro vivere civile. E questo è un atto profondamente lesivo sia sul piano simbolico sia sul piano materiale. Buongiorno, mi chiamo Lucia Guglielmi e sono una docente del liceo Enriquez di Ostia. E siamo tutti coinvolti, anche se sembra che questa cosa non riguardi, vista l'affluenza scarsa in queste occasioni, però è una cosa che ci tocca da vicino. È un progetto che è stato finanziato dal MIUR, che noi docenti abbiamo portato avanti nel corso dell'anno con molte iniziative. C'è stata un'assemblea pubblica nella quale sono stati scelti i nomi, e vedere questi nomi seppelliti oggi, questi volti seppelliti sotto un mucchio di foglie, è qualcosa che ci ferisce. Vederlo qui in una zona di passaggio ogni mattina è una ferita che proprio non possiamo assolutamente trascurare, per cui speriamo che presto si trovi una soluzione, ma dobbiamo continuare a far sentire la nostra voce come docenti, come studenti, come cittadini. Niente, io sono venuto qui perché quando sento che c'è qualcuno che in una maniera o nell'altra attacca Federico Angeli, io non li posso trattenere dal fare tutto per contrastarlo, perché Federico Angeli è una persona che che Ostia c'è una voglia di riscatto da queste associazioni mafiose che la affliggono, che la intristiscono. Se ci fossero tante di Federica Angeli, le cose non andrebbero così come stanno andando. Vergogna per chi ha permesso questo scempio, questa rimozione, vergogna e conferma delle richieste di dimissione dei 5 Stelle, che devono essere per la onestà, legalità, trasparenza, e invece si dimostrano a modo loro mafiosi. Io sono Laura Foschini della scuola Ancomarz e sono una dei ragazzi che ha partecipato a questo progetto di ADNA Project improntato sulla memoria. Questo qui doveva essere il culmine del progetto, una collaborazione con lo street artist Luca Maleonte. Appunto tutto il progetto si basa sulla memoria. Il primo punto l'abbiamo basato sulla memoria delle vittime mafiose, cioè delle vittime che hanno combattuto la mafia, come Peppino Impastato e come Morsellino Falcone, mentre invece il secondo punto è stato fare un murales nella nostra scuola Anco Marzio e appunto su Sami Modiano, uno dei sopravvissuti di Auschwitz, e appunto questo qui doveva essere la memoria soprattutto futura e anche presente di alcuni volti, diciamo, catartici tipici di Ostia, e appunto, come potete ben vedere, è stato rovinato già da ora con questo striscione in cui ci hanno accusato di essere del PD solo perché abbiamo deciso di raffigurare Federica Angeli, perché ha scoperchiato un vaso di Pandora che era quello della mafia a Ostia. Qui a Ostia abbiamo molti episodi a sfondo mafioso e appunto è risaputo che ci sia, e lei ha aiutato appunto che venga scoperto tutto questo. E cosa è successo? Che molti volti, come potete ben vedere, sono stati censurati perché appunto Federica Angeli era scomoda. Ma a quanto pare il municipio ha deciso di appunto coprire anche volti come ad esempio quello di Domenico, il partigiano di 108 anni che gira appunto per Lido Nord, e prima il municipio ha deciso a novembre di festeggiare il suo compleanno e oggi di censurarlo. Oppure ad esempio hanno censurato il volto del professor Giorgio, che era accanto alla mia faccia, appunto dall'altra parte del murales. Totalmente a caso quello di Manuel che è stato gambizzato. Io penso che questo qui sia un altro degli episodi di censura a cui ora come ora siamo vittime. E quindi io penso che gli studenti siciliani che paragonavano questo governo a quello fascista, penso che non sbagliassero più di tanto, perché questa qui non è censura.